Siamo venuti a presentare un progetto, che è il progetto della consulta rivoluzionaria, ma soprattutto per la prima volta siamo riusciti a riunire tutte le categorie dei sardi e ragionare sul da farsi. Credo che la parola magica che sta diventando il collante e il programma politico è il concetto di sovranità, che divide e allo stesso tempo unisce. Unisce tutte queste associazioni su un sorpasso e definitivamente abbandono del concetto di autonomia per avviarci gradualmente verso i concetti di sovranità e poi un giorno o l'altro verso la Repubblica Sarda indipendente. Però credo che la preziosità di questa elaborazione è pratica, sovranità fiscale, sovranità alimentare, sovranità energetica e di trasporto, sia la chiave di svolta dove riusciremo a determinare. Abbiamo smesso di chiedere, di protestare, e questo è il nuovo progetto politico dove la classe politica deve prendere assolutamente in considerazione. Fine della protesta, inizio della proposta e finalmente stiamo vedendo nuove traiettorie di senso e possiamo moderatamente iniziare a sorridere. Quali saranno le future iniziative dell'Assemblea? Guarda, è tutto in evoluzione. Oggi il tempo politico è strettissimo, nel senso che ogni settimana modifica lo scenario. Noi siamo come una nave, siamo riusciti a partire, adesso bisogna navigare. Non sappiamo se c'è bonaccia o tempesta, ma in ogni caso siamo pronti ad affrontare tutte le difficoltà e allo stesso tempo il nuovo piacere di avere una nuova visione finalmente unitaria di tutti i sardi.